Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua. Marzo 2018. Dobbiamo iniziare la prima partita del mese, ovvero quella contro Swansea. Come dissi già nel finale del precedente video, per quanto nella realtà possa non sembrare assolutamente un big match, una super partita, ovvero Newcastle Swansea, in realtà per quanto riguarda invece il gioco è comunque una partita molto molto importante, dato che noi siamo quarti e lo Swansea è subito dietro di noi al quinto posto con solamente 3 punti di distacco. Quindi diciamo che in sé per sé iniziamo il video con una partita molto importante per il futuro nostro della stagione, ecco. Allora, no, io direi di far così. Onde evita problematiche forse a livello di maglie, almeno io mi sento di far così. Comunque, per quanto riguarda la formazione, ok, più o meno quasi tutta la squadra è messa bene, ma non benissimo a livello di condizione fisica o perlomeno di resistenza, chiamatela come volete. Tanto metto un Bamba a posteriorità. Poi guardavo se si poteva fare qualcos'altro. Sì, vai. Intanto iniziamo così, poi eventualmente faremo come sempre cambi dopo. Ci siamo, battiamo il calcio d'inizio noi e la partita inizia. Dai bimbi, eh. Mamma mia, si era fatto anticipare a Castagne. Meno male non ha preso lo specchio della porta e tutti i periodi non ci sono stati. No, no, no! E invece sì. Swansea in vantaggio. Dormita della difesa perché non si è voluto levare a palla. Almeno non ci si è nemmeno provato, va. Qui Castagne l'ha fatta andare via, poi non c'è andato nessuno. Via, così. 1-0, eh. Minuto 34esimo. Vai che lescione! Io buono di... Va bene, dai. Almeno siamo arrivati in porta, più o meno. Rifatelo ritirare, infatti. Ma meno male non è quadrato la porta. Ma di, ma bisogna appena svegliarci dietro, cazzo. Finisce così il primo tempo. 1-0 per lo Swansea. Diciamo che non ci siamo. Soprattutto dietro si fa acqua da tutte le parti. Ma speriamo che nel secondo tempo le cose possano cambiare. No, non posso cambiare nessuno e non voglio cambiare nessuno. Stavo pensando un po' a eventuali cambi. Rimango così. Ripeto, speriamo che nel secondo tempo le cose possano cambiare. Ci si svegli un pochino. Vai che lescione! Eccolo lì! Che lescena! Riequilibria tutto, meno male, ci è andata bene. Buono, buono, buono. Sono contento tra l'altro, come già disse nei precedenti video, che ho fatto con Crescione. Perché per quanto riguarda questa stagione non è che abbia fatto questi grandissimi, tantissimi gol. Quindi bene così, ci ho piacere. Comunque 1-1, cerchiamo di ribaltare il risultato completamente. Proviamoci. Vai! Non ci credo! Non ci credo! Boia, sarà fatto tutto bene, Gabriel aveva fatto una nostra strepitosa e poi siamo persi lì! Nemmeno una martedì dalla distanza. Vabbè, comunque, peccato dei cor difensori, non siamo riusciti a far godi. Tira! Ho visto la rete muoversi, pensavo fosse entrata. Maledetta la miseria. Dai, va bene. Se ci sa un po' di culo prima o poi ne entra uno. Forse. Vai! Capico! No! Finisce così 1-1, purtroppo non siamo stati in grado di buttarne dentro almeno una su tutte le occasioni che abbiamo avuto, anche se magari poi non so di per sé quante volte abbiamo tirato in porta, però vi posso garantire che dopo il gol, ma no, diciamo dopo il primo tempo, con inizio del secondo tempo abbiamo cominciato a pigiare parecchio, purtroppo abbiamo fatto solamente il gol del pareggio. E fra l'altro mi sono accorto solamente adesso che io, dato che sono stato troppo preso da cercare il gol della vittoria, non ho fatto cambi e purtroppo è andata così. Speriamo che questa cosa non possa danneggiarmi a livello di condizione nelle prossime partite, no? A regola si riposa il giusto, si spera. Seconda partita del video, ma non seconda partita giocata, FA Cup, giochiamo contro il Reading, a quanto pare siamo in trasferta. Andiamo un po', la simulo come sempre, oh. 3-2! A supplementare però siamo andati. Ho notato che Odegaard, che è stato quello che ha fatto con vittoria, l'ha fatta al 113esimo. Terza partita, ma come sapete, in realtà seconda partita perché la gioco, di per sé questa è la vera e propria seconda partita. Giochiamo fuori casa contro l'Everton in trasferta. Sì, va bene così per le maglie, alla regola dovremmo capirci. Come speravo,
dopo soprattutto la Coppa. Comunque tutti i giocatori hanno recuperato la forma, almeno per quanto riguarda la resistenza, non so come la chiamate voi, la chiamo la forma. Faccio giocare Witzel, che fra l'altro mi sono accorto ora che è capitano, cosa che non mi piace, ma me lo tengo, chi se ne frega. Ok, iniziamo. Battono il calcio, inizio l'avversario e come sempre la partita inizia. Dai, bimbi, cerchiamo di concludere in maniera diversa rispetto alla partita, alla prima partita che abbiamo fatto di campionato. Di marzo, chiaramente, Non lo fate tirare, mamma mia, meno male Donnarumma non ha fatto entrare, vai. E sempre si inizia soffrendo, Come spesso, perché sempre. Ancora, fanno gol. Ma bisogna prendere per forza gol? Boiadi, cazzo, ci si sveglia un po', In 2 minuti 3 occasioni per loro. 0-0, finisce così il primo tempo. Non so se avete notato, ma probabilmente sì. Non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. No, tanto per farvi capire come si gioca male. Porca troia, 1-0. Mamma mia, signore bimbi, in che stato siamo, Dal video precedente e con l'inizio di questo, veramente è una cosa mostruosa, si fa veramente schifo. Non so come è possibile che fino a 2 mesi fa nel gioco eravamo lì per rischiare di andare prima. Non so come abbia fatto. Cambio. Vediamo se riesco, magari facendo qualche cambio, a diciamo risollevare un po' la partita. Ci vedo poco, però ci si prova. Vai, così. Si farà. Tira! Ma perché non ho tirato prima? Accidenti a me, accidenti. L'ho voluto da Odegaard, non potevo tirare con Gabigol, no? No! No! Traversa andare sul finale! Cosa cazzo vuol dire? Ah, go! Aspetta, è finita l'azione. No, beh, c'è l'angolo, ormai si soffre. Cioè, si soffre. Si spera insieme, tra virgolette. Infatti, finite, non c'è nessuno. Maledetta la miseria. Via, finisce così. 1-0, giustamente, Everton. Via. Comunque, 2 partite per quanto riguarda quelle di campionato. 1 punto, bene. Abbiamo proprio l'andamento da squadra che lotta per un posto in Europa, via. Terza e penultima partita del video, si gioca in casa contro il Manchester City, big match decisamente, guardiamo se magari riusciamo contro le forti a ottenere il risultato finale diverso rispetto alle ultime partite, perché veramente sì, come ho già detto prima, con il discorso dell'andamento, non si va da punte parti. Allora, guardiamo un po', voglio far giocare Martei. E poi voglio dare fiducia a Odegaard al posto di Tielemans dall'inizio. Eventualmente poi faremo qualche cambio, così, per cambiare un po'. Battono il calcio di inizio all'avversario e la partita inizia. Dai bimbi, sono anche sotto l'acqua se non sbaglio. Vai Gabigol! Gabigol! La blocca lui! 1-0! E andiamo dopo 10 minuti. Alla prima occasione, la butta dentro. Bene così, non aspettavo nemmeno io sinceramente. Buono, super partenza, bravi bimbi, ora cerchiamo di infare la botta, Vai Martino, no! Mamma mia, si è rischiato il 2-0. Buona, vai Bailey! No! Diventa uscita! Mamma mia, stavo zitto perché stavo pregando di non prendere il gol per di. Ci è andata bene, vai. Finisce così il primo tempo. 1-0 secondo me meritato, Perché a parte poi dopo aver fatto gol, l'occasione è quella di Odegaard, ovviamente non mi ricordo, ci sono state altre occasioni che poi riporterò nel video. Resta di fatto che siamo arrivati parecchie volte, perlomeno nella loro avversaria, poi vabbè, abbiamo sciupato qualcosa. Cioè abbiamo sciupato, ve l'ho creato. Vede ad esempio l'occasione con Bailey. Voglio fare un cambio oltre a questo, anzi 2 cambi. Metto Tielemans al posto di Odegaard perché era stanco e poi voglio mettere Chiellini al posto di
di Dembélé, perché sembrerebbe che oggi Dembélé non ci sia. Mamma mia, fuori. Bene, bene così. Vai Yuri! Yuri! Tielemans! 2-0! Partita quasi chiusa, perché in realtà non vuoi mai sapere cosa succede. E andiamo, di bella roba, bella azione. Buono, buono, buono. Vi ho fatto bene a mettere Tielemans, vai. Non è fuori gioco. Vai Crescione! Kalesi! Iheanacho! Ci mette la firma anche lui. 3-0. Ora lo posso dire, non me ne frega se mi porto sfortuna da solo. Partita ufficialmente chiusa. Siamo al 75esimo. Dai, eh. Mamma mia, mamma mia. Manca appena fanno il gol. Ma per nostra fortuna è andata fuori. Attenzione. Attenzione, attenzione Gabigol. Mamma mia, si rischiava del poker. Vabbè. Peccato. Attenzione Tielemans! No! Vabbè, peccato, via, ci speravo così per allargare ancora di più la vittoria. Ma comunque chi se ne frega, finisce così. 3-0, vittoria strameritata e super vittoria, perché oltre a ciò si è giocato contro il Manchester City, quindi super partita. Ultima partita del video, purtroppo, non so se avete notato, quella di prima l'abbiamo giocata, se non sbaglio, due, tre giorni fa, rispetto, chiaramente nel gioco, quindi se non sbaglio il 28 marzo, il 29 addirittura, quindi chiaramente i giocatori sono stanchi. Guardiamo se riusciamo, nonostante ciò, a ripetere, tra virgolette, l'impresa della vittoria, perché veramente fino a prima riuscire a vincere sembrava veramente una cosa quasi impossibile. Quindi guardiamo se riusciamo a ripetere quello che abbiamo fatto nella precedente partita anche qua. Comunque, fammi fare qualche cambio, ok, metto Mamba in posterità e basta. Per ora iniziamo così, poi se c'è qualcuno estremamente stanco faremo qualche cambio. Dai, eh. Battono ancora una volta il calcio d'inizio, l'avversario, e dai bimbi, all'ultima partita cerchiamo di finire il video in bellezza. Ancora! Vai Urino! Madonna, è tiro di merda. Vai! Ecco, questo era un tiro diverso, caro. Attenzione, ancora finita! Caro Tielemans, almeno stavolta l'ha scoppiata, bene, di sinistro. Quello di prima era inguardabile. Vai, borda cieco giallo a Gabigol. Immeritato, eh. Che aveva doppiato il cerchio. Io in realtà volevo tirare, non scivolare. Vabbè. Ah, mi si è fatto male Gabigol. Cosa sciombina? Cosa sciombina? Porca miseria, speriamo niente di grave, eh. Anche se di solito quando fanno sì, un po' di tempo dura l'infortunio. Tira Bailey! No, l'ha tirato addosso, porca miseria. Vai Yuri, ancora! Niente, via. Oggi il Tielemans non può far gol. Vai Bailey! Dio! Buono, che maledetta la miseria. Vabbè, comunque finisce 0-0 il primo tempo. Però come credo avete capito, avete visto, ci meritavamo almeno un gol. Allora, cambi sì, in realtà ce ne sarebbero da fare, però aspetto un altro po'. Via, iniziamo il secondo tempo. Vai! Mamma mia! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Va Calabone Cerni! Mamma mia! Boh, sembrava di giocare a calcetto. Ta! 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 Eccolo lì, 1-0. Grandi bimbi, ma è garbato questo tipo qui. Guarda che, secondo me, ho rischiato tantissimo di beccarci in fuori gioco. Però mi è andata bene, meno male, via, 1-0. Mamma mia, alta di poco però. Cambio, allora, sì, ce la fa assolutamente qualche cambio. Se non mi si rompono anche loro. Allora, levo Tielemans per Odegaard. Poi, metto Amartè al posto di Bailey, anche se non è il super ruolo. E poi per far riposare un po' Iheanacho, anche perché se mi si dovesse essere veramente rotto per tanto Gabigol, Iheanacho mi rimane l'unica vera punta che ritengo giusto far giocare. Insomma, per far... Ah, avete visto la sostituzione, bella fiore di merda, cioè è vero, è proprio uscito prima Gabigol. Scusate per l'errore, comunque volevo fare Iheanacho ma non posso. Va bene.
Ciccio Martei. E piazzala! Ma meo sì. Però più forte e più meglio. Bella roba. Ora. Madonna santa Martei. In 2 minuti ha avuto 2 occasioni malamente mangiate. Arriva Clavone, ancora Odegaard. Vai! No! 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 Orca troia. E andiamoli. Via, si è vinto anche questa. Si finisce il video in bellezza. Diciamo che siamo stati dei brodi, perché potevamo benissimo chiuderla o perlomeno fare un altro gol. Però andata così. L'importante comunque è che non ha, dopo aver fatto gol non abbiamo preso nessun gol appunto, perché ci siamo portati a casa un'altra vittoria. Sarà finito il periodo, no? Chi lo sa. Comunque Gabigol si è fatto male per 4 settimane, nonostante diciamo un po' di gioia per le 2 vittorie finali, c'è anche Vestosa che chiaramente diventa un minor gioia, se la trasforma, vabbè. Comunque, detto questo, vabbè, sono arrivato fino al 7 aprile, che è la data della prossima partita, quella della prima partita di aprile, e niente, per finire il video, come sempre, fare un po' di conclusioni finali su come sono andate le cose e come siamo. Allora, per quanto riguarda la classifica, siamo qua. Siamo quarti a, che è importante, a 4 punti dalla quinta, quindi volendo si può anche perdere una partita e si rimane così. E a 3 punti dalla terza. Ormai diciamo che non ci avevo mai sperato, cioè sperato sì, però non ci avevo mai creduto. Però ora come ora, diciamo il primo posto addirittura è un'impresa, perché comunque mancano, se non sbaglio, 8 partite. Sì, mi pare che la prima sia fatta da 38 partite giocate, insomma. E ci sono 9 punti alla prima, quindi sono un po' troppe. Però diciamo che io mi accontento di arrivare quarto o male vada quinto. Insomma, mica dovrebbe arrivare comunque in Europa. Se è Champions bene, se è Europa League pace, ma va bene uguale. Questo è quanto. Invece quanto riguarda l'andamento di questo video, vabbè, sono partiti male, poi siamo un po' ripresi, meno male, poi abbiamo concluso con 2 vittorie, fra l'altro una importantissima contro il City. E niente, quindi speriamo che, come ho detto prima, il periodo nero, tra virgolette o no, sia finito. Con queste vittorie qui magari possiamo riprenderci un po', vedremo. Detto questo, niente, arrivo, lo dico sempre, alle vere e proprie conclusioni. E come sempre vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra a fare se volete queste 3 cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò di questa serie, ma non solo. Via, detto questo, vi aspetto a aprile. Fatemi vedere una cosina prima di lasciarvi, che devo vedere prima perché mi sono sbagliato, perché ci sono 4 partite aprile. Sì, ok, sì, poi qui 5 con quella di Coppa, ma tanto io so, la simulo, quindi, anche se è bella, vabbè, la simulo uguale. Sì, ok, guardavo poi le prossime partite, no, no, 4 e 4, è diviso bene, meno male. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo video, dove inizieremo appunto aprile 2018. Ciao!